Fiera del Cocomero numero 45, concorso nazionale di pittura numero 46. San Martino Spino offre a migliaia e migliaia di visitatori serate di spettacoli, manifestazioni d'arte, mostre degli hobbisti, gare sportive che vi andrò a denunciare. Più di 100 volontari partecipano all'organizzazione. Particolare interesse dei visitatori per uno stand gastronomico con specialità locali, i famosi tortelli di zucca, lo stracotto di somarino. Questo agosto è stato un po' inclemente, nel senso che ci ha portato un caldo e un'afa incredibili, però la gente apprezza ugualmente, è di sera e se l'ho scoperto. Non può non venire a San Martino, perché è anche un paese che rivaleggia con la vicina Rivara per i fuochi pirotecnici. Loro hanno una grande quantità, San Martino ha invece i fuochi musicali e pirotecnici allo stesso tempo, nel senso che ogni lancio è accompagnato da musiche speciali. Al campo sportivo lo spettacolo del martedì sera, ogni anno da 45 anni, il penultimo martedì di agosto, e la fiera comincia il penultimo venerdì di agosto, dal 19 al 23. Si è cominciato con manifestazioni sportive di pesca nella zona agrituristica dei Barchessoni, famosi in tutta Europa per le oasi naturali, per il centro di educazione ambientale. Mi chiamo Cerchi Andrea e ho la passione della pittura, ci sono nato, diciamo così, per la pittura. Nel lontano 1958 sono andato al mare per bisogni familiari con i miei genitori e lì ho trovato questa ragazzina qui e abbiamo giocato in spiaggia per 20 giorni e lei ci trovavamo bene assieme, stavamo bene assieme e io avevo 8 anni, lei ne aveva qualcuno in meno. Quando ci siamo lasciati, lei è andata a Paesino, era un paese, cioè il nome Paesino, era in provincia di Ferrara. E io sono venuto qua a Mirandola, qua a San Martino, il mio paese, piccolo ma è molto comodo. E lì, dopo qualche tempo, mi è arrivata questa foto. L'ho messa in un cassetto e ci è rimasta fino dal 2002, che l'ho trovata per caso. E io ho pensato subito a questa piccola bambina e l'ho dipinta e mi è venuta così come la vedete voi.
Amici di Sky 879, ben ritrovati per Studio 7 Live di RadioStudio7.net. Quest'oggi inizieremo a proporvi il meglio degli ultimi eventi che abbiamo girato per voi nel fine del 2011. Ci troviamo al Cosmopolitan Hotel di Civitanova Marche per il dinner natalizio di Federalberghi della provincia di Macerata. Lo stato di salute nel 2011 degli albergatori della provincia di Macerata e le prospettive per il 2012. Dati alla mano ci dicono che la provincia di Macerata ha avuto un aumento del 5,2%, il che, visti i momenti, è oro che cola sulle nostre strutture. 2012 stiamo aspettando una programmazione a livello regionale, dei pacchetti promozionali da parte della regione e poi vedremo i frutti se si raccoglieranno al tempo debito. Ovviamente albergatori e turismo vanno di pari passo e nella regione Marche il turismo non manca, forse manca, come dicevamo appunto, un coordinamento, ma anche qualche offerta particolare o farsi conoscere ancora di più fuori regione? Ma nel discorso che farò questa sera nella nostra cena annuale voglio ribadire una cosa, che tutti ci definiscono la seconda Toscana. Noi non vogliamo essere assolutamente la seconda Toscana, noi vogliamo essere la provincia di Macerata, vogliamo essere le Marche e speriamo di non essere secondi a nessuno. Non si può parlare di albergatori senza poter parlare di una rivista. Diciamo che la nostra rivista, per chi non la conoscesse, è una delle poche riviste non tabellari e fine a se stessa. Sì, il magazine che noi facciamo in 30.000 copie e distribuiamo in tutto il territorio gratuitamente. Non tabellare perché facciamo ben 10 concorsi, tutti gratuiti, a favore di coloro i quali operano nell'ambito dell'Horeca. Quindi dai pizzaioli ai ristoratori ai barman ai gelatieri e via discorrendo. E per chiudere in bellezza, avrete visto, forse sentito qualcosa di quello che è successo questa sera, vogliamo offrirvi una bella gag di due comici nostrani, maceratesi, loro vengono da Pignano, Lando e Dino. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, succede poco, succede che Costa Crisi è un macello. Succede che adesso al paese nostro hanno fatto una cosa, hanno fatto gli sconti di Natale, hanno cominciato ad agosto e tutti i negozi commercianti hanno fatto sconti. L'altro giorno un ragazzo è entrato dentro un negozio di scarpe e gli ha fatto un paio di mocassini, il commerciante ha fatto li vuole scuri testa di moro e ha detto no, io voglio chiari testa di gatto. Dalla ristorazione di Civitanova Marche alle gag di Lando e Dino siamo saliti fino al tetto delle Marche da Cingoli, dal palazzetto dello sport di Cingoli per proporvi uno spaccato del saggio di fine anno della ginnastica Juvena. Andiamo a vedere cosa succede. Ai nostri microfoni Vincenzina Egidi, presidente della SD Ginnastica Juvena. Presidente. Esatto,
La società di ginnastica Juvena è dal 1982 che insiste sul territorio cingolano. Abbiamo avuto una risposta totale sin dall'inizio, anche perché in quel periodo a Cingoli c'erano poche proposte in questo campo, diciamo, dell'attività motoria di base, che è quello che propone la società Juvena. E sono molteplici, oltre che all'attività di ginnastica artistica, adesso abbiamo anche, supportiamo, diciamo, con altre attività tipo la ginnastica aerobica, la danza moderna. Comunque la nostra intenzione è quella di offrire la possibilità a bambini dai 3 fino a ragazze, quest'anno abbiamo anche una sezione maschile, ragazzi dai 3 anni fino ai 15 e in su, la possibilità di fare un'attività che gli permetta loro di crescere armonicamente nel corpo, ma anche, diciamo, anche nello spirito, perché in quanto sono armoniosi socializzano e trovano il modo di incontrarsi, di provare e di misurarsi con se stessi e con gli altri. Consigliere con deleghe allo sport e alle associazioni del comune di Cingoli. Consigliere, un comune che vive a 360 gradi di sport, cultura, spettacolo, gastronomia, il cosiddetto balcone delle Marche. Cosa potremmo dire dei tanti eventi che questo comune, non solo d'estate ma anche d'inverno, riesce a offrire alla sua popolazione, ma anche a tutti i turisti, anche fuori regione? Assolutamente sì, buonasera a tutti. Innanzitutto, cosa vogliamo dire? Possiamo dire, elencare gli eventi importantissimi di questo bellissimo comune situato a 631 metri d'altezza, denominato, come hai detto tu, il Balcone delle Marche. Eventi che li apriamo con quelli invernali, con la ormai da 3 anni installata la pista di pattinaggio su ghiaccio, che partirà domani effettivamente. Poi abbiamo gli eventi, tantissimi eventi culturali, dal coro gospel alle concerti delle corali polifoniche, all'apertura di mostre molto, molto importanti, e poi abbiamo il caratteristico ormai famoso presepe vivente. Infine, eventi molto importanti che abbiamo avuto quest'anno sono i 250esimo della nascita di Papa Pio VIII Castiglioni al secolo Francesco Saverio Castiglioni, un evento culturale che ha fatto di Cingoli un importante elemento religioso.
Parlavamo di eventi d'inverno, inverni anche estivi, non in ultimo anche quello dei mercatini del martedì sera di luglio ed agosto, che ormai è una tradizione che si rinnova in continuo. Sì, infatti i mercatini del martedì di luglio e agosto riescono ad attirare nella nostra città tantissimo pubblico, sia locale che regionale e non dico anche nazionale. Un mercatino di prodotti tipici, locali e nazionali. Poi abbiamo tantissimi altri eventi culturali e turistici. Per primo, per esempio, possiamo citare la famosa rievocazione storica del Cingoli 1848, arrivata ormai alla sua 24esima edizione. Poi abbiamo lo spettacolo internazionale delle mongolfiere e poi abbiamo veramente degli eventi culturali e turistici invidiabili da tutte altre parti delle Marche. Assessore alle attività produttive del Comune di Cingoli, Stefano Filonzi. Tante le iniziative che si sono svolte nel 2011, altrettante quelle del 2012. Assessore. Sì, buonasera a tutti. Nel 2011 veramente abbiamo avuto un calendario pieno e l'abbiamo sviluppato con enorme soddisfazione perché le risposte sono state veramente incoraggianti. E stiamo preparando le attività, gli eventi del 2012 con entusiasmo, perché vogliamo bene al nostro territorio e vogliamo farlo conoscere all'esterno. Partiremo sicuramente nella primavera con un evento legato al mio assessorato delle attività produttive, i sapori di primavera. Sarà un appuntamento per tutti i produttori locali che vorranno pubblicizzare e vendere i loro prodotti. L'evento sarà organizzato nel mese di aprile, dicevo, presso il Viale Valentini. Poi proseguiremo nel mese di maggio con la Fiera di Primavera, che è ormai un appuntamento fisso di tutte le estate cingolari, per poi passare in un programma abbastanza ricco del periodo estivo, perché Cingoli offre il meglio di sé proprio nella stagione estiva e nella stagione in cui ospitiamo anche tanti turisti e tante persone presso le nostre attività di ricezione, presso il Parco Verde Azzurro, ma soprattutto anche negli altri agriturismi che oramai si sono affermati. Poi nel mese di, vorrei, ecco, do solo alcuni cenni anche ad altri appuntamenti, nel mese di ottobre avemo l'altra tappa importante legata alle attività produttive, che è la Fiera dei Tesori del Bosco, e non da perdere chiaramente il Balcone della Moda ad agosto sempre, dove andremo a presentare tutti i nostri artigiani che propongono il Made in Italy, quindi abbigliamento, calzature e prodotti dell'artigianato artistico.
amici di Studio 7 Live, altra tappa di Radio Studio 7 per questo fine anno 2011 alle antiche mura, ristorante nel centro storico di Treia, provincia di Macerata. Con l'animazione di Studio 7, Julian Anderson, le telecamere di Sky 879 e naturalmente l'immancabile Gabiba con la sua animazione e con il suo divertimento. Vediamo cosa è successo. Vi ricordo, sono sempre Sonia Iachelli, la Gabiba di Radio Studio 7. Abbiamo la signora Katia. Katia, il signor Carlo. Poi qui con noi abbiamo Damiano. Sei su Sky 879, sei su Radio Studio 7. Manda gli auguri di buon anno a tutta la tua famiglia e a tutti i tuoi familiari in Polonia. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku dla wszystkich, dla całej rodziny. Per tutti. Te seguimi Pierpaolo e ti porterò nel, dove posso dire? In mezzo alle grotte del nostro locale? Bene, bene. Allora qui abbiamo anche un ragazzo. Luca. Vuoi mandare dei saluti in particolare? Saluto tutti quelli che mi conoscono in Sardegna. E qui con noi abbiamo la signora Agnese. È di origine ungherese. Allora, un saluto in ungherese per un 2012. Boldog új évet kívánok minden magyarnak. Bene, bene, io sono seguita come sempre, io ho la mia scia di bimbi. Altro gruppo familiare, Giuseppina, vuole salutare? E a mia figlia Deborah, mio figlio Michele, i nipotini Nicolò e Cristian. Mariella, chi vuoi salutare? Stefano, mio fratello che sta a Varese. Stefano, andiamo dal nostro Nellone Sporco, il ruspatore di Porto Potenza lo chiamano, colui che ruspa o raspa? Raspa, più di altro, e ruspa pure. Raspa e ruspa. Signora Isolina, che salutava uno dei suoi nipotini, Mosè. Sì, che sta a Serrapelle. È l'unico, beh no, c'è cioè anche il fratello, il figlio di Piero, il comandante dei vigili. Allora, al tuo Mosè, alla nuora, cosa vuoi dire? E a tutti gli amici che stanno insieme, festeggiano questa serata, li saluto e un abbraccio forte. Ciao amore. Una rossa, la futura Gabiba. Giusto, eh sì, la futura Gabiba, colei che ruberà il mio posto, Claudia, perché è rossa. Allora, Claudia, chi vuoi salutare? Agli amici miei. Poi qui ho due gemelli per eccellenza, che sono i testimonial del raduno nazionale dei gemelli. Abbiamo Bin e Laden, giusto? Qui chi abbiamo? Abbiamo... e poi? Jamir. Qui abbiamo il signor Gianmario. Gianmario da dove viene? Da Treia. E la signora Giovanna. Giovanna, non Giovanna d'Arco, ma Giovanna Quadraroli. Quadraroli. Allora, signora, come mai si trova qui a Treia? Sono venuta con degli amici. Allora, qui con me ho la bellissima signora Roberta. Roberta. E beh, lei viene da molto lontano? Sì. Io vengo da Cingoli e guarda caso, questo è un paese molto caro, vengo da Cingoli, vengo fino a Treia, perché qui ci lavoro. Benissimo, poi io lascio la signora Roberta e vorrei intervistare l'amante della signora Roberta, perché è l'amante, no? Qui con noi abbiamo... Arduino. Arduino, Arduino viene da Cingoli o... Te di da Pignano, sì, perché se sei l'amante non puoi dire da Cingoli. Vengo da Pignano, però qualche scappatina a Cingoli la faccio spesso. Paola è la moglie del mio capo, naturalmente, di Mario Di Iorio, e in realtà è il nostro critico per eccellenza, perché è quello che ci dice, ma che avete detto, che avete fatto? Una domanda. Mario, a letto, com'è? Con le cuffie. È con le cuffie! Fantastica! Allora, qui con me un amico per eccellenza, un attore, noi diciamo Julian Anderson, ma in realtà è Julian Piedimonte, sì, giusto? Julian Piedimonte, esatto. Julian Anderson perché comunque nel 2009 ho avuto la brillante idea di ricominciare a mettere la musica, passione che ho avuto da sempre, e mi sono inventato questo nome, però comunque c'è un artista che si chiama Julian Anderson,
che tra l'altro dovrebbe essere un musicista affermato, cioè un compositore a tutti gli effetti. Io sono semplicemente un DJ, un amante della musica. Meno 8, meno 6, meno 5, 4, 3, 2, 1, buon 2012! Auguri, buon 2012! Auguri, auguri! Un 2012 fantastico a tutti! Auguri! Buon 2012. E nel proseguo degli eventi di Studio 7 Live, in conclusione, un altro capodanno che abbiamo seguito per voi, quello del ristorante Scintilla a Grottaccia di Cingoli. Da Studio 7 Live è veramente tutto, noi siamo con Silvia e Alessio e un buon anno anche da parte loro. Ciao, buon anno a tutti.